cosce. Allora, prima di tutto devi, se ti interessa fare questo percorso insieme a me, intercettare un'esigenza specifica. Perché la devi intercettare un'esigenza specifica? Guarda, non ti voglio tediare. Riguardati quello che ho detto magari nel primo webinar, riguarda gli esempi, ma essenzialmente perché chi ha bisogno dei tuoi servizi li va a cercare, li sta cercando. Quindi usa dei termini, delle parole per cercare queste cose che sono specifici. Numero due, perché se sono una piccola azienda, una microazienda su internet, non ho bisogno di decine di migliaia di utenti, del traffico, di tutte queste cose che hai sentito dire per poter essere poi economicamente sostenibile. Numero tre, perché un'attività basata sulle informazioni, perché di questo stiamo parlando. Parlando non di fare del software, ma di costruire un servizio online intorno ai contenuti, intorno alle informazioni. E io penso che un servizio del genere può essere sostenibile solo se è in grado di soddisfare inizialmente in maniera esauriente un problema specifico per un gruppo di persone specifico, quello che io chiamo la tribù. Più largo è il tuo pubblico, più tu ti lasci portare da questo drive arcaico di andare a cercare traffico su traffico, ce n'ho migliaia di abbonati, ma poi queste persone sono tutte interessate a cose diverse, chi al marketing di un tipo, chi di un altro, chi al SEO. L'importante invece è stringere su una tipologia di utente di necessità, di modo da poterli agganciare subito con qualcosa di preciso, altrimenti sprecherai, dammi retta, un sacco di energie e risorse. Ok? Questo è il numero uno.